che abbiamo inaugurato, il nuovo Palazzo delle Poste, che deve servire al futuro più ampio della vostra città e ai suoi traffici aumentati. Abbiamo inaugurato il Palazzo del Littorio, dove si raccoglieranno in perfetta concordia tutte le organizzazioni del regime, e abbiamo inaugurato il monumento ai caduti, che guarda quel mare che è ancora amaro. Di qui a molti anni, quando il fatale andare del tempo si avrà allontanato da quest'età, gli uomini verranno a vedere quello che noi abbiamo compiuto in pace e in guerra. Ricorderanno il 1915, l'anno fatale nella storia dell'umanità, che pesa come il 476, il 1492, il 1815. C'è un prima e un dopo. C'è un prima della guerra e un dopo guerra. Non guardiamo più al prima della guerra. Non abbiamo nostalgie per quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, poiché noi abbiamo bruciato i nostri bastimenti alle nostre spalle. Ed allora che comincia la storia d'Italia, la vera storia d'Italia, perché se prima si poteva pensare che la storia d'Italia fosse il risultato più o meno complicato di manovre diplomatiche, di intrighi di governo, di passioni di minoranze, è solo con l'anno 1915, col maggio rabbioso del 1915, che il popolo italiano irrompe sulla scena politica, caccia i trafficanti del Tempio e diventa finalmente l'artefice del suo destino.